di Zerbi ad Arese, esattamente al Moros Hairstylist. Come mai? Perché da un po' di anni sto facendo un percorso professionale con i titolari di questo salone e oggi ho pensato di venire a trovarli per vedere com'è la realtà proprio qui sul territorio. Come l'hai trovata la realtà del territorio? Ho trovato una zona che conosco già molto bene, di gente che lavora, si impegna, che produce e che fa la differenza anche nell'artigianalità, che è importante. Un consiglio che hai dato, lo puoi dire? Un consiglio che hai dato è quello di cercare di conoscere e ascoltare bene il cliente per capire le esigenze che sicuramente cambiano con i tempi e che ti permettono magari di stare al passo con i tempi e anche magari di prendere qualche cliente altrui, che non sarebbe male. Allora possiamo dire che tu sì che vales. Sì, valgono e come. Grazie. Allora, ci troviamo con le collaboratrici del Makeup Morros e mi dicevate a microfoni spenti che siete emozionate, come mai? Tantissimo, perché abbiamo avuto questa esperienza, poi vabbè, abbiamo parlato per un'oretta con Rudy, tutto l'insieme, vi aiutate! Ecco. Cosa ti lascia questa serata? Molto, molto, perché in un futuro voglio crescere e questo mi ha aiutato molto moralmente e sì, tantissimo mi lascia. A te invece? Anche se solo per poco abbiamo parlato, però è stato molto istruttivo e servirà tantissimo. Ci ha caricata. Sì, sì. Dunque una bella serata. Sì, e io farei un brindisi a Morros. Cosa ne pensate di Rudy Zerbi? Carino! Tanto non ci sta sentendo. La televisione non gli rende giustizia, molto più bello di persona che in televisione. Dunque vi rimarrà un bel ricordo. Sì, sicuramente abbiamo conosciuto una bella persona, simpaticissima, bello anche. Per lei signora? Condivido quello che dicono loro. Si associa alle... Insomma, una bella serata. Certamente. Allora, Morena, allora, Rudy Zerbi, sì. Cosa ti lascerà stasera? Cosa ti? Lascerà. Lascerà una grande carica emotiva, perché lui è un grandissimo motivatore e ti trasmette proprio la non paura, la voglia di andare avanti, la voglia di potercela fare e con la sua estrema dolcezza. Come è nata questa serata? Allora, questa serata innanzitutto è nata per ringraziare tutte le mie clienti del salone, perché spesso nelle giornate lavorative non si ha tempo mai di dire grazie, e questo è il piccolo inizio di tanti grandi eventi che farò per dire semplicemente grazie. Insomma, un grazie tu sì che vales. Tu sì che vales. Signora Rosi, stiamo sentendo che sta raccontando alle sue clienti come mai è venuto in mente questo evento. Ecco, ce lo spieghi anche a noi. Come mai Rudy Zerbi è qua? Non riesco più a parlare. Niente, io faccio parte ormai da 4 anni del gruppo di Rudy Zerbi, faccio dei corsi di motivazione con lui
per cui oggi ho approfittato perché faceva il corso in salone e quindi ho chiesto se potevamo fare anche qualcosa insieme ai miei clienti e lui gentilmente è stato molto carino, accettato. Ecco, le sue clienti sono rimaste entusiaste. Poi farò un giro di... però per il momento sì. Glielo possiamo garantire perché abbiamo intervistato proprio le signore che abbiamo qua al nostro fianco e sono veramente molto contente. E piace Ruby Zerbi? Piace tantissimo Ruby, è una persona eccezionale. Ecco, lei l'ha conosciuto diciamo fuori dalle telecamere, dietro alle telecamere, è diverso. Sì, è una, è più di, diciamo, è un, come oggi si è comportato come, non so neanche io come spiegare, no, un amico, un grande amico. Grazie a voi. Ma stanno andando via più i cocktail analcolici o alcolici? Alcolici. Più alcolici? Dunque li chiedono più l'alcolico. Esatto, più lo spritz. Va bene, dai. Ciao. Ciao a tutti, ho salutato tutti. No, ciao. Io non ho salutato, basta tutti voi vi collegati. Ciao. A presto, ciao. Grazie mille. Ah, ma grazie. Ho preso tutto, perfetto. Sì, ecco, fate. Questo colpa dell'acqua. Sì. Oh, e non ho bevuto, solo acqua minerale. Ciao. Ci chiamiamo l'isola dei White and Friends. White perché inizialmente aiutavamo solo i cani di razza West Highland White Terrier, che sono appunto bianchi. Poi però ci hanno detto, ci siamo chiesti, se ci chiedono aiuto per un gatto, per un cane di un'altra razza, un meticcio o un qualsiasi altro animale. Abbiamo aiutato anche un pipistrello, ho detto senti, chiamiamoci and Friends. Allora abbiamo deciso che ci chiamiamo così, l'isola dei White and Friends.
Ecco, questa giornata come si svolge? Allora, adesso partirà una passeggiata a cura di Ivana, che è una ragazza, un'educatrice cinofila, Ivy for Pets, che si occuperà di parlare un po' di educazione cinofila durante questa passeggiata, e dopo faremo una sfilata dove verrà premiato il miglior cane cucciolo, il miglior cane adulto e il miglior vecchietto. Dunque, allora adesso facciamo una bella sfilata, una bella camminata insieme, poi ci vediamo alla sfilata. Certo, a dopo! Cosa è successo? Non vuol camminare? Stanchi. È stanca? Stanco, ma chietto. Stanco. Qui ha riflessi di ogni tanto, sono forti. È popoloso. È un cane che cerca casa. Come no? Anche quello che ha lei? No, sì, anche lei. Lei ha un anno e mezzo, cerca casa, e mica ha 10 mesi. Ha 10 mesi. Cercano casa tutte e due. Sono molto buoni di carattere, sterilizzati tutte e due. Vanno d'accordo con altri cani. Chi si devono rivolgere? Dunque, al canile Elidog di Carbonate. Ha qualche riferimento? Sì, Tiziana. Elena. Va bene. Ok, grazie. Bella camminata in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, una manifestazione diversa. Sì, molto diversa, interessante, conosci tanti cani, proprio bello. Come si chiama il suo cane? Luna. Luna? Luna. Luna. Pensa che vincerà la sfilata? Boh, vedremo. Speriamo. Quanti? 8.
10 e 9. Bravissimo, Teddy. Abbiamo finito la sfilata dei miei.